Ciao, scusate il ritardo. Hi everyone, sorry for the delay. We had a little bit of a problem with our line. Scusate per il ritardo, ma abbiamo avuto un problema tecnico con la linea. So, I will wait for you to come. Welcome, who are you? Benvenuto, chi c'è? Aspettiamo ancora qualche minuto. Oh, ciao Lara, benvenuta. Io mi sono scusata per il ritardo, ma ho avuto un problema tecnico all'inizio, per cui ero in ritardo, avevo anche paura di essere fuori tempo. Aspettiamo ancora un minutino. Ciao Cristina, ciao Cori. Benvenute. Adesso aspettiamo, come dicevo prima, ancora un minutino, poi eventualmente comunque partiamo. Così vi faccio vedere bene gli acquerelli. Grazie anche e soprattutto per essere qui con me, che è un argomento un po' particolare per pochi appassionati, come dico io, per cui è una cosa, insomma, che sento molto e che mi piace condividere con persone altrettanto appassionate di questo argomento. So, where was having a chat with my fellow painters from Italy. I would like to welcome everyone who's looking from outside Italy or who's not Italian speaking. I owe you an apology because I was a little bit in late. I had due to a technical problems. Anyway, we solved all the issues, and thank you for being here because this evening I have something special that I want to share with you, and so I think that we can start. So as usual, I will speak first in Italian, then I'll translate in English, and hope to share with you a lot of good information. Allora, partiamo. Questa sera ho una cosa molto particolare da presentarvi perché sono stata a Monza in acquerello. Voi sapete che io utilizzo già da un po' gli acquerelli della Renaissance Polska e li utilizzo in tubo. Qua ci sono i miei, insomma, che ho comprato io. Adesso qua ve ne faccio vedere solo alcuni. Quando sono stata a Monza in acquerello, loro sanno che io utilizzo i loro acquerelli, mi piacciono molto perché hanno dei colori molto brillanti e mi hanno proposto di provare la loro palette di Godè. Quindi questa sera per la prima volta facciamo un unboxing. Questo video ovviamente è sponsorizzato da Renaissance Polska, che ringrazio, e sono felicissima di presentarvi questi colori. So, this is a sponsored video because for the first time ever, I mean, I went to Monza in acquerello. You know that I've been using for a while Renaissance Polska watercolor in tubes, and I love them because they are very bright. They are creamy. They have a very good quality and a very interesting price. And I used to buy them at the fine art shop here in my town. And when I went to Monza in watercolor, I met the owner of this company, and they offered me to try their arfpans, and tonight I'm going to swatch them with you, and I will show you really some interesting colors. Per chi non conosce Renaissance Polska, è un'azienda molto giovane. Sono nati nel 1995 su Fabriano in acquerello. Sul canale YouTube di Fabriano in acquerello c'è
un'intervista loro dedicata con tutte le caratteristiche dell'azienda, se volete potete andare a vedere. Hanno dei prodotti che sono ancora artigianali, quindi fatti a mano e fatti anche con grande passione. Renaissance Polska is maybe not one of the most famous brands, but it's a very young company. It was founded in 1995 and they have handmade colors of very good quality and they are honey based. And I will show you everything on the on the YouTube channel of Fabriano Acquerello. There is an interview and you can see all the production and all the things concerning the company itself. Allora, apriamo questa meravigliosa scatola che è in legno. The box is made of wood, è fatta da un falegname and it's made by an artisan, it's not something that you do in series. Ha la sua chiusura ancora in metallica, you see, and when you open that you see the palette which is in ceramic. All'interno c'è una meravigliosa palette in ceramica, anche questa è fatta a mano. Also, the palette is handmade. As you can see, you have also the name of the brand here. Ma la cosa veramente spettacolare per la quale insomma, siamo qua questa sera, vi dirò, mi hanno molto sorpreso questi colori. So I was really surprised by this color because they are a little bit different from all the things that I had tried before. La cosa che vi voglio far vedere veramente sono poi gli acquerelli che mi hanno stupito, poi vi dico perché. Inside the box you will find also the travel brush. All'interno della scatola c'è anche un pennellino di precisione, un numero 2, la punta è molto bella, è un pennellino di grande qualità, mi piace molto perché è molto fine, è un pennellino da viaggio. E poi all'interno c'è anche questa che è una cosa veramente particolare, cioè è una spugna. This is a sponge because if you immerse it in water, questo non l'avevo ancora mai fatto, so I have my water here. Ok, I've already reactivated. Can you see? Now I will show you. Okay. And here we go. We have the sponge to clean our brushes while we're painting. E così abbiamo anche la nostra spugna per poter riattivare e per, scusate, per pulire i nostri pennelli mentre dipingiamo. Qua ovviamente ho versato dell'acqua, ma non è un grosso problema. In questo modo abbiamo già riattivato gli acquerelli. So, thanks to the water that I poured, I've already activated the watercolor, so no need to add any more water. And so now let's get started with our swatches. Allora, adesso metteremo la palette qua davanti. Vediamo se riesco a inquadrarvela bene e poi ho già pronti i miei cartoncini degli swatch, adesso partiamo. Ok, now let's do this. Allora, vedete bene? Do you see well? How's the view? Io ho cercato di zoomare al massimo, eh. Allora, come ho organizzato il mio foglietto degli swatch? C'è il nome che voi trovate sulla scatolina. E ho riportato i P, abbiamo lo spazio per fare il nostro swatch. Qui abbiamo, vi faccio vedere la scorrevolezza e poi abbiamo invece la mask tone. So, I have the name, Naples Yellow Reddish in this case, and then I have the P's. We will do the swatch here. Here we will go for a test of the diffusion, the capability of dispersing and diffusing into water, and then we have the mask tone. Allora, cominciamo. The
The first color is Naples Yellow Reddish. Il primo colore che vado ad usare è questo giallo di Napoli con questo tono rosato. I hope you see well. È un colore molto molto chiaro. It's a very light color, a pale color. But as you can see, it's opaque as it should be, and it's very good to me for body tones, skin tones, but also for flowers, and also for the sky hues. Allora, questo tipo di colore che voi vedete è quasi bianco, e adesso ve lo avvicino. In realtà è proprio un rosa. Rosa carne va benissimo secondo me per dipingere sia il discorso diciamo dei colori della pelle, ma va benissimo anche per i tramonti, i cieli anche invernali del mattino, e poi va molto bene secondo me anche per i fiori. Questi acquerelli secondo me hanno veramente una vocazione botanica. Adesso vediamo come diffonde, quindi io lo faccio partire, vedete che va da solo con la sua scorrevolezza. Here we see how it goes or how it runs in water, and then we will go for the mastone. E qui vediamo nella mastone anche la trasparenza. So as you can see, it's here in the mastone we are going to see transparency. This one is an opaque color, and in fact we have white in its composition. Come vedete è opaco perché all'interno contiene del bianco, però ha delle sfumature molto molto belle. Cerco di sistemare la luce in modo tale da non farmi ombra. Avrei voluto farvi vedere queste acquerelle alla luce del giorno, ma a quest'ora non è possibile. So let's go with the second color. The second color is lemon yellow. Il secondo colore è giallo limone. Come dicevo, I was saying that I would have liked to show you this watercolor in the light of the day because they're really, really bright, but we decided to do that in the evening, so you need to try them by yourself so you can see how brilliant they are now. Guardate come diffonde. Io sto facendo ovviamente una sfumatura graduata bagnato su asciutto. I'm working wet on dry, and so this is the second color. I will try to add a bit more. It really runs like mad. It's very, very beautiful because look at this one where it has gone. Guardate che scorrono veramente molto molto bene in acqua. Guardate anche qua il giallo limone. Adesso prendiamo un altro po' per vedere il mastone, la trasparenza. Anche qua abbiamo un colore abbastanza coprente, com'è che è normale che sia per il giallo limone. Passiamo adesso al terzo colore che vi faccio vedere, che loro chiamano gamboge hue, che è quello che possiamo trovare come gomma gutta. Rispetto a degli altri gomma gutta di altre marche è un pochino più chiaro, meno aranciato, e quello che potrebbe essere, che magari conoscete come giallo di cadmio. Chiaro, ma è un colore anche questo molto bello, molto brillante. So now let's go for the okay, and then we go for the mastone. E anche questo, come vedete, è un colore opaco. Also in this case we have a color which is opaque,
Gumbo 2 is maybe a little bit less orangey than colors that you may be used to, but it's probably more to, despite the name, I mean, it looks more similar to cadmium yellow light, but it's a very bright, sunny color and it's less acid than lemon yellow. È questo colore ovviamente un pochino meno acido rispetto al giallo limone. Adesso andiamo avanti, proseguiamo con il giallo indiano. The next color is Indian Yellow. Ciao Simona, benvenuta. I love this color. Indian Yellow is a color that I really, I'm so in love with it, really. Guardate, il giallo indiano è un colore che io adoro, è un colore che ho scoperto da poco e che ho anche in tubo. E mi piace tantissimo, è un colore che sa di estate, secondo me, sa di frutta estiva, di fresco, non lo so, mi dà quest'idea di proprio di calore. Indian yellow is a color that it reminds me of summer, of summer fruits or summer, you know, summer vibes. Ok, guardate come va. E anche qui ovviamente è un colore coprente. Poi passiamo ai rossi e qua c'è un rosso vermiglione che a me ha colpito subito perché è veramente molto 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 bello. Richiama, secondo me c'è proprio veramente, sono i colori dei fiori. Se pulisco bene il pennello. E voi purtroppo adesso io magari non ho, lo vedete un po' più rosso, un po' meno aranciato di quello che è, ma è bellissimo. Adesso vediamo qua. Oh, non ho mica bagnato, dunque, vediamo un attimo. Eccoci qua e poi abbiamo la mustone per vedere l'opacità. As you can see, it's an opaque color also this one, but it's really beautiful. So I don't know if you can appreciate this, but it's very warm and orangey color. You can have really beautiful shades, and to me it reminds the colors of flowers. It's really really good for doing flowers or poppies, you know. Then we go on to Scarlet. Poi abbiamo quest'altro rosso che è molto carico. È un rosso che potrebbe assomigliare a un rosso di alizzarina, ma neanche una lacca di garanza rosa e ha un pochino di rosa al suo interno, è un colore simile a un pochino di lacca di magenta. Questo qua ho esagerato con l'acqua e non si apprezza benissimo la sfumatura. Vediamo un attimo se riesco. I used a little bit too much water here. I colori sono a base di miele. So, these pigments are honey based. Il colore è finemente macinato. The color is very it's grinded in a very very fine parts. And as you see, they spread in water very very easily. And they are really beautiful to use. E qua abbiamo la nostra mustone. Si diffondono in acqua, come dicevo, molto molto bene. Passiamo adesso al carminio.
una tonalità leggermente più scura. E anche questo colore guardate, va che è una meraviglia. E passiamo infine alla lacca di magenta, che adesso vi faccio vedere. Questa è bellissima. Io so che ci sono, eccola anche Francesca. Sembra, guarda, il magenta te lo faccio vedere adesso, Cori. So now I'm going to show you magenta. And yes, one of the things that I wanted to say is that the name that they give to their pigments are a little bit tricky in the sense that maybe you try to connect them, to link them to a color. But the hue that you have, it's different. And I will show you, especially with the earthy tones, that it can be a little bit disguising because they have a common name, but the pigment is in fact differently. Allora, questi acquerelli hanno una cosa che, diciamo, a me ha colpito molto. Questo, per esempio, è il magenta. Hanno dei nomi che assomigliano a molto, diciamo, magari noi chiamiamo un colore magenta e ci aspettiamo un tono. In realtà hanno poi dei toni diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Questo per quanto riguarda i godè, ma il tipo di colore che hanno sono, secondo me, una tonalità stupenda. Adesso vi faccio vedere questa. La lacca Bordeaux o lacca di Alizarina, su questo vorrei cercare di sfumarvelo, è un violetto anche qui spettacolare che è, cerco di, io non sono molto brava a fare gli swatches, qui abbiamo delle persone che sono molto, ciao, c'è anche Monia, benvenuta. Ci sono delle persone che sono bravissime a fare gli swatch, adesso se riesco ve lo faccio vedere bene questo. Questa è una lacca Bordeaux e ha delle sfumature bellissime che ricordano non solo, diciamo, il discorso dei fiori, ma anche a me viene in mente il fatto, insomma, di poterlo usare per fare i miei verdi estivi, mescolata a della. Del verde smeraldo. Non so se riuscite a vederla. Questa granula anche, questo colore è molto molto bello. Adesso se riesco a farvelo vedere l'effetto di granulazione. Ho usato anche della carta grossa, ma vediamo un attimo, poi ci ritorniamo su dopo. Provo ad avvicinarlo. Se riuscite a vedere l'effetto, è veramente molto molto bello. Sì, Francesca, questo è proprio una sì, viola dentro un PV19 e un PV23. Questo viola, infatti, dovreste proprio provarlo perché è bellissimo. Andiamo sotto con un altro colore. Allora, adesso sposto un attimo la palette. Allora, vediamo, vediamo di far rientrare tutto nell'inquadratura. Ok. Allora, questa lacca di geranio penso che sia uno dei miei colori preferiti. Guardate cosa non è. Questo è proprio rosso cardinale, rosso porpora, rosso vino, chiamatelo. So, this is a geranium lake, which is a color that I really, really like. I like it really so much that I can't help you. It's really a purple, burgundy probably would say color, and it's amazing how beautiful and how bright it is. È veramente luminosissimo.
anche questo granula leggermente. Poi sapete che la granulazione comunque varia anche in base a tante variabili, dalla carta alla temperatura della stanza. So this granulation is affected by many parameters, for example, room temperature or also the type of paper that you use. In this case, sorry, I didn't tell you, I'm using Sandoz Water for the rough. Allora, il tipo di carta che sto usando stasera è Sandoz Water for the grana grossa, Questo per cercare di far vedere meglio l'effetto di granulazione laddove ci sia. Poi mi rendo conto che la telecamera non è professionale. Allora, guardate, questo colore tra l'altro è trasparente. Quindi anche lui una bellissima scorrevolezza, è un colore, Simona dice che anche lei è rimasta incantata, secondo me è veramente un colore spettacolare, cioè veramente per chi è appassionato di acquarello botanico, secondo me sono eccellenti proprio come colore. So if you are interested in botanical watercolor, to me, I mean I'm not, I usually don't paint flowers, but these colors are really brightful and they remind me of a bouquet of a bunch of flowers, but so bright and colorful and very nice to see. Allora, andiamo invece con il Mineral Violet che chiedeva prima Francesca, e questo è proprio un PV23. Ah, tra l'altro, se riesco, vi faccio vedere una cosa. Cioè, li vedete, sono colati a mano. So as you can see, they are really handmade and also filled one by one by a man, nel senso che c'è l'operatore. Non sono completamente a livello come se uscissero in una fabbrica. So they are not completely leveled or exactly level as if they were in a big company. They are really handmade and this is something they are really appreciated. So let's go on with the mineral violet. Andiamo avanti con questo. Qua vedete proprio la potenza del colore. As you can see, it's a very powerful color. And look at how nice it becomes when you. Ah, ecco, c'è anche Sabina. Benvenuta Sabina. Guardate come diventa chiaro e basta veramente pochissimo colore perché cioè io lo intingo praticamente solo una volta e il resto bagno con l'acqua. Il colore va avanti tantissimo. E dopo, se riesco, vi faccio vedere anche un po' di miscelazione, insomma, di colori. Guardate anche qua, questa è la scorrevolezza e poi anche qui io l'ho appena intinto, il colore ce n'è ancora sul pennello e questa è la Mastone. Passiamo ai blu e qua c'è la prima cosa che vi voglio dire. So let's go to the blues. We are now approaching to the blues and this is the first thing that I want to tell you. So the first color is indigo. Il primo colore che andiamo a vedere è indigo. E adesso prima lo guardiamo. So you see. I'm adding clean water and you see there is a lot of pigment. Allora, vedete, questo indigo. Allora, c'è ancora tantissimo colore. È più chiaro rispetto a quello a cui magari siamo solitamente abituati. So this indigo is a little bit lighter than the one that we are probably used to. Look at how it spreads incredibly fast. Guardate, veramente si disperde in un attimo, una scorrevolezza eccezionale. Come vi dicevo, siamo un pochino magari più chiaro. Ma if you look at the tube,
indigo, this is the one that I bought and the one that I had before, is really darker. Questo tipo di indigo, adesso lo faccio vedere. I have a scratch. So two swatches at the same time. So vedete. This is the tube and this is the half pan. The P's also are different. I P sono diversi. So if you're interested in trying this kind of colors, I really suggest you to go and read the P's because the tubes and the half pans have different composition. Allora, l'indigo sì, è un unico pigmento, Francesca, ma nel tubo invece è una miscela di pigmenti. Il tubo è un PB60 come qua, poi abbiamo un PB19, adesso non riesco a leggertelo, un PB153 e un pochino di PBK11. Ti consiglio però di andare sul loro sito per guardarli nel dettaglio. So I was saying that indigo here is one pigment only, so it's pure color, while the tube is made of four colors. Allora, no, secondo me cioè, non hanno cambiato gamma, è proprio da sempre che è così. Per cui hanno proprio dei pigmenti diversi, ma è stata una piacevole scoperta confrontarli. E questo per dire appunto che spesso magari andiamo a comprare un colore basandoci sul nome, in realtà dovremmo proprio guardare il P perché la composizione poi è diversa. Hanno sì, dei nomi diversi, in ogni caso non mi informo per darti una risposta un po' più precisa sulla filosofia di produzione. What I was saying is that when we go to buy a watercolor, we usually go with the name, but an indigo is not maybe the same indigo, or a cold blue is not the same cold blue. So you have to look at the piece. So that you are sure that the color that you're buying is the same. So look at the composition of what you're buying. Allora, andiamo avanti con il blu di Prussia. Ero arrivata qua. Ma Corinna, adesso non lo so, però cioè, ci può stare che abbiano dei nomi con una composizione diversa, magari dietro hanno una filosofia diversa. Allora, questo è blu di Prussia, però appunto mi informi, insomma ti faccio sapere qua, scusate, ho usato dell'acqua. Allora, 1, 2, 3, 4. Ok, anche qua vedete va. Un missile e questa è la Mastone. Poi c'è un altro colore che mi piace terribilmente che è il blu di Parigi. Sì, hanno anche Corinna, hanno anche dei numeri diversi. Il Godet ha una composizione diversa rispetto alla. Allora, the next color I want to show you is Paris Blue, which is the fifth one. Sorry, I don't want to get confused. Ok. Questo blu, Parigi, è un blu scurissimo, ma molto bello. This is a very dark blue, very intense. And to me it's beautiful. I mean, it's a shade of blue that I haven't got in my palette before, and it's very evocative to me, especially if you want to use it for also
evening sunset atmospheres. You know that I paint landscapes, so then I will tell you something about how I think to use these colors in landscapes. But to me, this is wonderful, really a very nice blue and very full of interesting shades. È un blu che io ho amato da subito, proprio dalla prima pennellata. È molto scuro, ma poi ha queste sfumature, per cui secondo me c'è proprio un blu da tramonto, da atmosfera serale. Poi insomma, magari vi faccio vedere che cosa mi hanno ispirato. Insomma, va proprio quattro idee che poi vorrei guardare meglio cioè vedere meglio nei prossimi acquerelli. Perché secondo me hanno delle tante potenzialità. Il prossimo colore, talo blu. Sì, è particolarissimo fuori questo blu di Parigi. È un PB 27, PG 7, ma per me proprio è straordinario, uno dei colori che mi ha maggiormente colpito. Allora, scusate che conto 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok, talo blu. So I don't want to get confused. Ora non vorrei sbagliarmi. Guardate qua. Anche questo è molto molto intenso, eh? This is a very intense color. And it goes really in very nice shade, like almost cerulean blue. In alcuni punti adesso ve lo sfumo in questa maniera, cioè se ne prendete veramente pochissimo di questo blu talo, assume addirittura delle tonalità chiare come un classico blu ceruleo. Questo per dire, secondo me, cioè proprio ne basta una goccina. E si ottiene un colore molto molto delicato. Come vedete qua è già un po' meno coprente, eh? È un colore anche lui più trasparente, so it's not as covering as the other ones, it's a transparent color. Poi abbiamo un altro colore che mi ha colpito tantissimo, che non avevo mai usato, e che è il blu polacco. So this is a very particular color, I've never heard of that, and it's Poland blue. So I loved Paris blue immediately. As I said, phthalo blue is very beautiful as well, and Poland blue is something that I really didn't know, and I was really nicely surprised about this color. Guardate, assomiglia a un blu cobalto. It looks like a cobalt blue, but it's not a cobalt blue because it's not a PB 28. Non è un PB 28, è un PB 15 barra 1. E to me this is a color that I want to test for my skies because it's very it has a sort of gray shade. No, it's not gray, it's I don't know how to say, but it's the bright sunny day, and also for let's say a bit cloudy sky. I think that it's just the right perfect tone of blue. Sembra cobalto, guarda, è vero, però se i P non sono i suoi, se lo guardi da vicino, è un... Adesso cerco di avvicinarvelo, vediamo se si vede. Praticamente è un blu che è un po' meno... come dire, è leggermente, se vuoi, ha anche dei riflessi
un po' meno vivi rispetto al buco balto, per cui ciao, benvenuti. È un colore che secondo me ci può andare benissimo anche per i cieli, non solo i cieli assolutamente soleggiati, ma anche quelli, diciamo, che hanno c'è magari un pochino di pioggia e è un blu veramente particolarissimo. Io non l'avevo mai usato. In questa palette non c'è il blu cobalto, quindi suppongo che il motivo per cui ci sia questo blu polacco sia anche questo. Però guardate, è una tinta molto molto bella. Andiamo avanti. L'altro è un blu oltremare. The next one is a French ultramarine, and this is a PB29, which is probably closer to PB28, or at least the cobalt blue that you're probably used to using colors, no, of more, maybe other brands. Guardate come si stende bene. Poi voi esperte siate buone perché io sapete che gli swatches è la prima volta che li faccio, non li faccio mai. E quindi se sbaglio qualcosa ditemelo. Adesso vi faccio vedere la scorrevolezza. E poi andiamo a vedere la Mustone. Eccoci qua. Questo blu oltremare, anche questo è molto bello. E poi c'è un altro colore che adoro, che è un colore straordinario, che se avessi saputo che esisteva l'avrei comprato subito. So the next one is another color that I really liked and I loved it as soon as I tried that because I usually try to mix this color using the tubes of Renaissance and using emerald green and Helios cerulean blue. Allora, un colore che di solito io facevo mischiando della loro versione in tubo il loro verde talo e il blu elio ceruleo e adesso si chiama ultramarine green, quindi this color is ultramarine green. Oh, sorry, got the wrong brush. E adesso ve lo faccio vedere. It's a very powerful color. È un colore molto molto potente, molto bello. E ovviamente è un PG7, un PB15.3, guardate cosa non è. Cioè il colore dei nostri mari mediterranei, di quel verde, di quell'acqua spettacolare. So this is the color of Mediterranean Sea. It's really, really beautiful. You can go from the very dark shades to the lighter ones, and you see it has really a lot of use. Very, very beautiful. Adesso vi faccio vedere. Scusate, perché qua ho cambiato i pennelli, allora bagno con questo. Ok, here we go. E questo è la sua Mustone. Se riesco, perché poi sono asciutti, magari vi faccio vedere anche la capacità di come dire, di resistenza all'asporto, quindi quanto è capace di macchiare un colore. So if I manage to do that in the end, I will show you also the stainless capability of each color. Allora, passiamo alla seconda parte dei colori, passiamo alla seconda metà della palette. Adesso abbiamo i verdi e poi le terre. So now we are approaching to the second half. I have a total of 36 color, but the entire range is of 54.
In tutto sono 54 i colori, io ne ho 36, ma sono comunque molto molto belli e hanno, come vi dicevo, tantissime possibilità. Ci approcciamo adesso ai verdi, abbiamo incominciato prima con questo Ultramarine Green e il prossimo colore è verde zinco, Zinc Green is the next one. And this is very bright. Guardate com'è luminoso. Adesso mi sposto perché abbiamo sempre questa lampada che purtroppo fa riflesso. Ok, comincio ad avere l'acqua. Questo è il classico verde, verde erba illuminata dal sole. This is a typical green grass when it's light enlightened by the sun and it's very warm. Yeah. È un po' fluorescente, sì, è molto, come vi dicevo, sono dei colori, ma di una brillantezza impressionante. It's a little bit fluo, yes, they are very, very bright and vibrant. The vibrancy of these colors is incredible. Sono veramente molto, molto vivaci come colori. Ok, here we go. Adesso chiedo al mio aiutante se mi cambia l'acqua, perché sennò poi i colori si vedono un po' male e non vorrei mai. Allora, andiamo avanti con il prossimo colore che è verde smeraldo. The next one is emerald green. E anche questo è stupendo. This is really, let's add a little bit more color. Ok, è arrivata anche l'acqua. È davvero colore dello smeraldo. Sorry for the noise. My husband is making noise, you know, man. Guardate. Ok, forse non lo vedete bene, ve lo avvicino. Anche qua la scorrevolezza è proprio, magari non si vede benissimo, ma è molto molto bello. E Simona dice, ho pensato che sono uno più bello dell'altro. Sì, sono visti poi sulla carta, veramente c'è, cioè, da puri, insomma, non mescolati, che è una cosa che dovremmo, stasera ho imparato che dovrei fare sempre, per vederli anche tutti vicini, insomma, invece di fare come di solito, che poi li provo un attimo su un pezzo di carta e poi vado a braccio, insomma, sono veramente molto belli. They are really. Swatches are something really useful. Tonight I learned this one. Sì, si riattivano facilmente. You can activate them very, very easily. I mean, you just need a drop of water and maybe even a little bit less. Now we have chrome green, which is a very particular color. And I want to show you that. Adesso abbiamo verde cromo. Che è un verde particolarissimo, è qua un verde oliva, verde bottiglia, è un verde che in realtà anche qua per dipingere le piante, secondo me c'è proprio un verde dei fiori. Io, mi vengono proprio in mente le. Guardate che io sto semplicemente aggiungendo dell'acqua. Guardate come va il colore. E questo colore è un pochino più opaco degli altri e
Però, so, qua ho preso su troppo, c'è un pezzetto di carta, sorry. Questo colore secondo me è particolarmente utile quando vogliamo dipingere delle foglie, cioè, io adesso vi parlo sempre da paesaggista che fa anche tanti alberi, ma anche delle foglie che magari sono in primo piano dietro altre, essendo un colore opaco è estremamente versatile, cioè, poi in realtà non è opaco perché poi vedete, cioè, non è opacissimo. Però è un po' più coprente rispetto agli altri e ha questa possibilità che a me piace, mi piacerebbe insomma provare e testare. So you can use that also when you want to contrast, for example, you're painting foliage and you want to contrast with other masses that you had. In the first layer, in the first wash, you can go on with this color, and I really want to try this. Allora, infatti, sì, dice sì, è super realistico. Sì, perché è lo stesso colore anche di alcune piante d'appartamento che noi abbiamo, per cui è un colore anche qui molto molto bello. Il prossimo colore è il classico verde di Hooker, qua assolutamente coincidente con le nostre aspettative, un verde molto pieno, rotondo e da utilizzare insomma senza problemi. So the next green is Hooker's green, which is exactly as you're probably used to see it, and it's a very rich green. As you see, we have also very dark, but it can be diluted, and you have very also light tones. Ok, adesso guardiamo la scorrevolezza. Ecco qua. And then we go for the mouse stone. Here we go. Poi abbiamo verde oliva. The next one is olive green. I hope you can appreciate the difference between chrome green and olive green. This is a bit darker, and yeah, I really think it's really, really realistic. Also, this one, as one of you was saying before, anche questo è un colore estremamente realistico. Ha una tinta qua. Questo olive green, vedete, è un PG8, PY42, PY83. Questo qua invece era un PG17. Hanno delle gradazioni di verde molto, molto belle. Sono veramente molto, molto versatili. Insomma, adesso secondo me si prestano a diversi tipi di esperimenti che poi faremo. Vedremo diversi tipi di soggetti, di paesaggi. Simona, stavi dicendo qualcosa? Ma se non sono chiara, ditemelo, eh. Il prossimo verde, scusate, ogni tanto mi perdo in quadratura. Il prossimo verde è un verde vescica. E questo è il verde vescica come dovrebbe essere, secondo me, perché spesso in giro ci sono dei verdi vescica che sono qualcos'altro. Ok, Simona scrive che tutto bene allora. So this is a sap green, and in my opinion, so it's my own thought, this is the true sap green. This is sap green as it should be. So my father was a painter, but he used oil,
And I was used to see sap green with this kind of hue and of color. And so when I buy a sap green which is not responding to this, I'm a bit puzzled. Allora, mio papà dipingeva olio, io per me il verde vescica comparato a riconoscere, diciamo, da bambina è questo qua. Quindi quando vedo dei verdi vescica che sono un po' diversi, mi stranisco, però insomma, poi ci sono varie gradazioni. Poi abbiamo questo verde cinabro, Cinnabar Green Deep is the next one, and I also love this green. This is really one of my favorite. Allora, anche questo verde mi piace molto. È uno dei miei. Sai, grazie per i complimenti di famiglia. Mio padre era molto bravo. Io adesso mio papà non c'è più. Però insomma, è una passione sì che abbiamo. So this is Cinnabar Green Deep, and it's different from zinc green. So here is zinc green, which is fluo, and this one is cinnabar green deep. It's different. It has a touch of yellow inside, ha anche un pochino di giallo all'interno. È un colore verde prato molto molto bello. E il fatto che abbia dentro un pochino di giallo, cioè di appunto di pigmento giallo, per me, per il mio modo di dipingere, per quello che dipingo io, insomma, che sono prevalentemente paesaggi, è un vantaggio perché non gli devo aggiungere troppa terra di siena o ocra, se lo voglio così calmare, rendere un pochino più realistico. So we're saying that this is to me the fact that it contains a bit of yellow inside. To me, it's a very good thing. It's a good quality because when I want to paint, for example, greenery in summer or in spring, which is very bright. But maybe it's a little bit too bright. The fact that it has just a hint of yellow in it's a good thing because I don't need to add too many yellow ochre or raw sienna as I usually do to calm it down. And it's a very good thing. Simona conferma che cinabro chiaro ce l'ha anche lei. Adesso vediamo alle terre. Now we are approaching to earthy tones, and I have good things to tell you also for here. Qui c'è, adesso ci avviciniamo alle terre, anche qua ci sono delle cose molto particolari. Questo è un giallo ocra. This is yellow ochre. Allora, il giallo ocra è un colore che io non uso tantissimo, ma che mi piace molto. I don't use yellow ochre very often, but I really like it because it's a golden color. Okay, so here we can go for and then we go for the mast stone. As you see, yellow ochre is more opaque. It's not really transparent. Allora, qua vedete che giallo ocra è un po' opaco, non è proprio trasparente. Questo sostanzialmente è il motivo principale per cui io non lo uso molto. Poi abbiamo l'altro colore che vi faccio vedere adesso, che è la terra di siena naturale. E qua rimarrete stupiti. Now I'll show you raw sienna. And I'm sure that you will be. You will be surprised. Eccola qui. Oh, Sara J, grazie per essere stata con noi. Grazie tantissimo per venire, per essere venuta qua, insomma, ad ascoltare le mie chiacchiere. Mi fa tantissimo piacere. Comunque, la live non sarà magari disponibile da domani, ma sicuramente nei prossimi giorni. E poi insomma, resta qua, la puoi guardare quando hai tempo. Grazie tantissimo. E come vedete, so as you can see, this raw sienna
is a little bit more orange than the color we are used to. And to me, this is also a very good element to start to reason in a different way, especially if I think to landscape painting. E come vedete è un po' più arancio rispetto, in realtà non ha dentro del rosa, forse anche è un P Yellow 42. È molto caldo, tende all'arancione, però è un colore bellissimo. Anche qua, rispetto al tubo, this is the tube, and the tube is the classic rossi now we are used to. So I usually use this one. Now that I will show you here. Ok, questo. This is the classic rose Siena. Questa è la terra di Siena classica che è molto simile. And you see, it's very similar to yellow ochre, che è molto simile al giallo ocra. Però, vi ripeto, nel godè. È diverso e a me ha richiamato moltissimo, diciamo, oltre il colore proprio della terra, delle spiagge, eccetera, anche il colore del tramonto. So this is a very very warm tone and it could be very useful especially for sunset in my landscape. I know that you see that maybe it's a little bit pinky, but it's not pinky at all. Non so come farvelo vedere, probabilmente la luce, però se avete modo di provarlo è più sulla, non ha dentro del rosa, è proprio arancione, forse sì, diciamo non un rosa. Colore della pelle, ma non lo so, forse la sfumatura. Ok, so I will move. This is very difficult to do. Let's try to go up again. Ok, adesso abbiamo un altro colore che non avevo mai provato, che è Steal the Grain. Anzi, Steel de Grain, anche se non lo so pronunciare, brown. Sì, probabilmente la webcam, eh? Ah, allora, Monia, certo che lo puoi vedere alla luce, dov'è? Qua. So, this is Rose Siena. Lo vedi, Monia, questa terra di Siena naturale? I hope you see that. Spero che tu riesca a vederlo. Andiamo avanti con questo Steel the Grain. È molto bello come terra. È un P-Yellow 42, quindi abbiamo sempre dentro quella terra di Siena. E poi abbiamo, è un P-Brown 6. E poi c'è anche un pochino di black 7. So it's a mixture of P-Yellow 42, PBC, P-Brown 6 and P-Black 7. And it's very warm. It's like a sort of raw umber or molto molto particolare. E a me insomma si richiama il colore delle nostre terre. Ma anche della terracotta, dei vasi, tra l'altro è anche un colore abbastanza, cioè è leggermente, adesso lo faccio vedere meglio qua, mi riposiziono correttamente, scusate, è coprente ma in maniera semitrasparente, quindi molto molto bello. L'altro colore che mi è piaciuto tantissimo è questo sangue di drago. The next color is Dragon's Blood and it's another color that I really loved at first sight.
Guardate, questo è un PR101 e questo è quasi un'ocra rossa. This is almost a red ochre. I hope you can see that well. It's very, very beautiful. It's like a terracotta color. It really reminds me of pottery, but it's a very warm red, and yes, you really definitely will fall in love with this one. Veramente non riuscireste a non innamorarvi. Lo vedi rosa? In realtà non è rosa, secondo me è proprio un problema di camera. Adesso, tomorrow I will take pictures, photos in the sunlight, and then I will post them on Instagram or Facebook so that you can see the exact colors as they are, okay? Because it's not pinky at all. Maybe it's the light or the camera, but it's really a wonderful color. So this is it. Guardate, poi domani metto le foto, faccio le foto con la luce del sole piena e poi le metto sia su Instagram che su Facebook e andate a vedere i colori così come sono veramente stupendi. Oppure, the other thing that you can do is go to their website where they have all the swatches already done and very well photographed, of course. E l'altra cosa, se no, è andare a guardarli sul loro sito perché ovviamente ce l'hanno già fatte. Andiamo con la terra di Siena bruciata. The next one is Burnt Siena. And also this one is very different from the Burnt Sienna we are used to because it's not a P Brown 7, but it's a P Yellow 42 and P Black 11. Guardate, anche questo è un colore molto diverso dalla terra di Siena classica bruciata a cui siamo abituati. È un colore veramente particolarissimo. Io anche qua, ripeto, sono delle sfumature che non ho mai visto, ma che mi piacciono molto. So this is a very a color very different from the one that I was used to before, but I really fell in love with this because it is full of possibilities, really. And it's also transparent. Scusate, che per spostarvelo prima in camera ogni tanto esco dall'inquadratura. Ok, prossimo colore, terra d'ombra. E anche questo direi che è uguale, diciamo, al colore a cui siamo abituati. So this is probably very close to the color you are expecting. Come vedete, ci sto usando praticamente pochissimo colore, perché intingo il pennello una volta sola e poi lo faccio scorrere e va da solo, anche per questa parte qua. Non cambio. So I'm using very, very little color. You see, they glide very, very well in water, diffuse very, very well in water. Then we go on and we have sepia. So guardiamo il sepia. Ok. Also sepia is maybe very close to the color you're used to now. Anche questo è un colore molto vicino a quello che siamo abituati a conoscere.
Guardate, anche una cosa che non vi ho detto, anche la terra d'ombra è un unico pigmento, è monopigmento, è un PBR7, un P-Brown 7. All through amber is a single pigment. Sorry. Ok, here we go. Poi abbiamo un altro colore molto bello, molto da tavolozza botanica, ma non solo, che è il Caput Mortuum. The next color is another color that is very useful for botanical watercolors, but not only botanical watercolors, and it's Caput Mortuum. And here we go. Anche questo granula, questo è un colore che piacerà moltissimo a Francesca, secondo me. Granulating color, it's really beautiful to me. I mean, this is not the classical color in my palette, but it's really, really beautiful. Ecco qua. Ok. Then we have burnt umber. Allora è trasparente. La trasparenza. Corinna riesce ad apprezzarla. So you can want to see transparency. I think that this is transparent. Ok. Terra d'ombra bruciata. Burnt umber. Here we go. Guardate anche questa com'è bella. Monia, tu che adori le terre, secondo me qua hai di che sbizzarrirti, eh. So if you're in love with earthy tones, these ones are really nice to use. Ok, we are almost at the end. Siamo arrivati quasi alla fine. L'altro colore che è rimasto è nero avorio. Ci sono due neri, ivory black e... scusate, sto cercando di sistemare la palette. E lamp black, questo qua è... l'ivory black che non ho aperto per farvi vedere com'è nella sua confezione originale. So I left this one up to open because I want to show you how it is in its entire box and with the envelope and everything. So you have they are manually made. You have you easily can get rid of the lid, viene via abbastanza, insomma, molto facilmente, avete visto, se ci riesco io. As you see, it is not perfectly level because it's really handmade. Come vi ho fatto vedere prima, non è a livello. E adesso andiamo a vedere questi due colori. Allora, nero avorio. Qua, insomma, sono perfetti se fate degli studi tipo in grisaglia, insomma, if you work in grisaille and you want to do some studies, I think that these colors are really suitable for that this kind of black. Okay, it runs very easily.
l'ultimo, the last one is lamp black. Ok, let's do this with the round brush. Se facciamo l'ultimo, lo facciamo con il pennello tondo anziché quello piatto. Il godet è da 1,5 ml, Corinna. So the half pan is 1.5 ml. So it's a regular one. The good news is that you use so little color that it will last longer, I think. Il colore se ne usa talmente poco perché rende talmente tanto che sicuramente durerà più a lungo. E qua abbiamo la Mastone. I hope you can appreciate the difference between the two black. I don't know if you can get it. Allora, non so se riuscite ad apprezzare la differenza tra i due neri, ma sono molto molto belli, eh? Detto anche da una che il nero non lo usa praticamente mai. È molto molto bello. Allora, adesso vediamo se tornando alla prima palette, se c'è qualcosa di asciutto. Proviamo a vedere quanto macchia. Se ve lo faccio vedere solo su uno, perché sennò se dobbiamo ripassare tutti diventiamo matti. Ma I just want to show you a couple of colors. Francesca is saying that the palette is very well built and you have a really a wide range of colors and you can really do a variety of tones. Yes, it's true. La palette secondo me è molto ben costruita. Forse diciamo, ma questo per mio uso personale, magari avrei sostituito una terra con una più scura, ecco, proprio a voler essere così pignoli, diciamo, ma è proprio a mio gusto personale. Direi che allora, anche qua guardiamo, come vedete il verde macchia. So green stains because it doesn't come away easily. Vediamo, this is ultramarine green, sorry, ultramarine green. So it's a good green because it stains as it should. Let's go for this Bordeaux Meadow Lake. And this is a staining color too. Anche questo qua è un colore, ovviamente. Guardate come. Allora, un po' c'è anche da dire che è la carta che è di qualità, per cui il colore viene trattenuto bene. So, another thing is that paper is of high quality, so it retains color really well. But as you see, this Bordeaux Meadow Lake really stains, it doesn't come away. It will last a lot on your paintings, and maybe let's see here. Yes, let's go for yellow ochre. Guardiamo giallo ocra. I'm really having a hard time removing that. E non viene via neanche questo. So, as you see, they are good colors. They remain on your paper. They don't come away easily. E come vi dicevo, non vengono via facilmente. Sono veramente. Io ripeto, non è una palette nuova anche per me perché ci sono delle terre che non ho mai usato e per le mie combinazioni classiche ovviamente devo un po' rivedere le miscele che faccio, però è una palette piena di potenzialità, soprattutto una nuova sfida. Adesso vi volevo far vedere, ma molto brevemente. Adesso abbiamo detto che va bene per gli acquerelli botanici, ma ovviamente con questi blu possiamo fare. Cioè, è già estate, è già mare, è già voglia di tuffarsi tra i blu.
riesco a farvi vedere, blu e verdi non ci stanno. Allora, questi sono i verdi e poi i blu qua sopra, forse, se riesco a farvi vedere, perché ho zoomato molto per farvi vedere bene i colori. So as you see, we have a very challenging palette and also very full of possibilities. For example, with these blues, they recall me water, sea, summer, seascapes, as well as this greenery. And the earthy tones, they are perfect for my woods and forests. E invece, diciamo, queste le sia le terre che i verdi, secondo me, sono spettacolari per i boschi. E vi volevo solo, quindi insomma, vedete, c'è il mare, abbiamo il blu, abbiamo dei rossi, abbiamo i colori delle terre, per cui ci vedo già i miei paesaggi. Quello che vi dicevo prima sul blu di Parigi, che adesso vado a beccare 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, I don't want to get confused. Guardate, questo blu, this is Paris blue, and I'm just doing a very graded shade, very simple graded shade. E guardate, adesso vado a prendere la terra di Siena, naturale. This is raw Siena. Look at how beautiful is this shade. Allora guardate, cioè per me è già un tramonto fatto. So you don't need to use any other colors to get a sunset. Allora qua vedete, basta partiamo da sotto e anche se si mischiano diventano un po' grigine, vanno bene, it doesn't matter if they, vedete come rimangono veramente belle. Adesso qua dovrei lavorare col pennello piatto. Comunque, insomma, ho intenzione di usarli per i prossimi acquerelli e per valutarne bene, insomma, tutte le potenzialità, per cui poi sicuramente, come dice Francesca, mi divertirò e spero che voi vi divertiate con me. Adesso, cioè una volta asciutto, con uno di questi neri ci possiamo disegnare le sagome dei tetti e noi abbiamo già fatto un'atmosfera parigina con questo blu bellissimo che sfuma in questo arancione. Abbiamo usato solo due colori, non siamo diventati matti a mischiarne 56 e ne ho usato veramente una puntina. Giusto, Sabina dice sembra il mare la spiaggia, sì, e anche se ha un'altra cosa per io, adesso vi faccio vedere dunque che altro blu era che mi piaceva un sacco per il mare, era secondo me blu polacco, 1, 2, 3, questo qua, questo, guardate sempre questo blu polacco che a voi sembra blu cobalto, ma non è blu cobalto, una cosa spettacolare. Qua, se andiamo a metterci questo verde, cioè guardate, non mi viene voglia di fare un tuffo. So you see, they are the colors of the sea, really. It's immediately summer. This is emerald green. Sorry, ultramarine green, and then I used Polish blue here. They are also incredibly creamy, sono estremamente cremosi da usare proprio perché sono a base di miele. Vedete che granulano, you see granulation is going on. Maybe it's more evident here, but also here. And they are very the granulation. I mean, this is the back of Arche, an Arche 300 pounds knot. Questo è il retro di una carta Arche, quindi è meno la grana è meno marcata. So the texture is not as evident as on the right side.
And as you can see, the granulation is going on. It's very, very fine, and it's also so delicate. I mean, you can see also the shades and how they do mix one into, they merge one into the other very effortlessly, and they're really nice to see. And I want to use this mix and to explore the all the full potential of this palette. Vi dico, io questi colori me ne sono innamorata quando li ho comprati la prima volta, perché hanno delle caratteristiche, insomma, che mi piacciono molto anche per il modo che io di dipingere. Sicuramente cercherò, insomma, di esplorare tutte le potenzialità di questa palette. Anche perché i colori, come vedete, si sfumano molto bene uno nell'altro, sono molto molto brillanti. E ringrazio Renaissance Posca per avermi dato questa opportunità veramente di scoprire dei colori nuovi e di avere così, insomma, di ampliare notevolmente il mio raggio d'azione. Lara mi invita a fare delle marine, guarda, arrivo in un attimo. E ci vengo volentieri. Tanto ho un taccuino meraviglioso che mi posso portare in giro dove voglio e che mi fa sempre compagnia. If you don't have any questions, I really thank you for your kind attention, and I thank you, Renaissance Polska, for giving me this opportunity to get to know their colors, and I hope to use them in my following in my future paintings. And as you know, I bought them at first in tubes, and I fell in love with them because they are very bright, they are vibrant, and they are very close to my way of painting. And now I'm really happy to explore also the half pans. Allora, sì, Corina propone un weekend tutti insieme a dipingere. Sarà un'idea straordinaria. Dovremmo trovare un punto comodo. Magari possiamo andare veramente a trovare la Lara tutti al mare. Francesca, per una volta, sali e vieni a vedere mari diversi. Oppure ci ospiti tutti a casa tua, a Cannoli e altre specialità culinarie tipiche della bellissima Sicilia. Allora, vi faccio vedere di nuovo la palette, la spugna. This is the sponge that I used while I was painting, even if you didn't see me. Questa è la spugna che, tra l'altro, come dicevo, è comodissima. La palette ha la palette, la tavolozza di ceramica che ovviamente si pulisce in un attimo. E questi sono i colori con il pennellino da viaggio. So you have the palette, the wooden palette with the travel brush, the sponge, and they are very, especially because summer is approaching and it's time to go and paint outside in plein air, and this can be really handy, and it stay closed, and it's really beautiful. Direi che questa palette mi farà compagnia, insomma, anche nelle mie sessioni di pittura dal vivo in plein air. Avete delle altre domande? Do you have any questions? La carrellata su tutti gli swatches, certo. So let's go for all the colors all together. Allora, here we go. Naples yellow reddish. Opaque. Lemon yellow. Opaque. Or at least more covering than this one. Poi abbiamo gamboge hue, che è quello che conoscete come, anche vi ho detto, gomma gutta in italiano. È in realtà una tonalità appena appena più chiara, ma è molto bella, molto molto luminosa. Abbiamo il giallo indiano, rosso vermiglione, scarlet, rosso scarlatto, carminio, magenta e
Il Vermilion è stupendo, sì. Il Vermilion è veramente meraviglioso. Poi abbiamo la lacca Bordeaux, che è molto molto bella, anche questa qua. Il magenta ha queste sfumature di rosa. Allora, io non sono andata oltre, lo vedete qua. This is really pink. And if you want to paint flowers, even if it's not a botanical watercolor, but you know, let's say a bougainville, this is the color you can go for, secondo me. Se diciamo vogliamo dipingere magari non un acquerello botanico nel vero senso della parola, ma per esempio una bougainville in un paesaggio è straordinario come colore. Then we have Geranium Lake, lacca di geranio, anche questo secondo me è uno dei miei colori preferiti, è proprio il color porpora cardinale. Dovreste vederlo dal vivo, adesso non so se si riesce, domani comunque vi faccio vedere le foto ecco, in pieno sole e vedrete che sono stupendi. Mineral violet, as I was saying, maybe you don't see, you can appreciate all the hues very well because of the light. I'm sorry, but at night it's night here in Italy, and even if I have three lights, one over here and one in my back and one in at my left hand side, you know, it's not like see things in the sun. So tomorrow I will post the photographs of these swatches on my Instagram or Facebook account, and you can go and check and see them as they really are. Come vi dicevo, poi abbiamo questo Mineral Violet, un PV23 indigo. Che è bellissimo comunque, pur non essendo scuro come magari vi aspettereste, è molto molto bello. Then we have Prussian Blue, Paris Blue, which is the color that I showed you before, and that can be also a substitute of the classical indigo. Questo potrebbe essere un buon sostituto dell'indigo a cui siamo abituati. Anche questo blu, vi dico, è straordinario. Then we have Tallow Blue. Abbiamo blu ftalo, il blu polacco, che vi ho fatto vedere prima, è un colore che ho scoperto. Io, sapete che di solito sono fissata col blu cobalto, in questa palette non c'è, ma questo blu polacco assolutamente non me l'ha fatto rimpiangere. So this pollen blue, it's the color that I told you before. In this palette I missed my cobalt blue, which is the color that I love most. Ciao Sabi, sorry for my interruption, but I have to salute Sabina. Grazie Sabina per essere venuta, per essere stata fin qui. Un bacino al bimbo, ci vediamo presto. E so as I was telling you, this pollen blue is really really beautiful because even if I haven't got a cobalt blue, it's an extraordinary color. I really like it. Poi abbiamo French Ultramarine, which is a classic one, and Ultramarine Green, which is the other color I fell in love with. Anche questo ultramarine verde oltremare è stupendo, va veramente da delle tonalità scure che possono essere proprio quelle delle profondità del mare fino a queste tonalità chiarissime. Poi guardiamo invece la parte che interesserà di più a Amonia, che è quella dei verdi e delle terre, più le terre, se arrivo, allora abbiamo verde zinco, che ha quel colore fluorescente, this is zinc green, a fluo color, very, very bright, very, very nice, and emerald green, verde smeraldo, then we have chrome green, anche questo colore verde cromo, bellissimo, hooker's green, ok, this is probably the color you know already. Poi abbiamo olive green. Adesso magari ve l'avvicino. Verde oliva, anche questo veramente ha un punto di verde molto molto particolare. Devo dirvi, sì, veramente ci sono delle tonalità che non avevo mai visto. Then we have sap green and cinnabar green deep. Questi altri due verdi che veramente adoro. Poi abbiamo la giallo ocra,
E poi abbiamo la terra di Siena. Then we have yellow ochre and raw sienna. And going on with the earthy tones, we have still the grain brown. So abbiamo il nostro still the grain marrone. Dragon's blood, which is close to a red ochre. Questo colore è veramente simile a un'ocra rossa. E dovreste vederlo dal vivo perché anche questo proprio è stupendo. Burnt sienna, raw amber, qui abbiamo terra di siena bruciata e terra d'ombra. Poi abbiamo il sepia, caput mortuum, che è questo molto bello come viola. Then we have burnt amber, terra d'ombra bruciata. E poi abbiamo i due neri, Ivory Black and Lamp Black. And they are very different. So you know you can't appreciate them because of the light, but they are really different. Sì, anche il sepia è molto bello. Sepia, eccolo qua. This is really beautiful. Monia, vedrai domani dalle fotografie che poi mi saprai dire, insomma, potrai valutare meglio. Corinna scrive: l'olivo differisce, sì, l'olivo è proprio un colore, dovettelo qua, è proprio diverso, ha un po' giustamente dell'argentato, se vogliamo, che ricorda molto la foglia della pianta. Sì, sono diversi, i due neri sono diversi. Il lamp black è un po' più scuro, cioè ivory black è un po' più caldo, se si può dire, rispetto a lamp black. Anche questi, secondo me, per chi appunto è abituato a dipingere anche in bianco e nero, oppure per uno studio tonale veloce, devono essere, insomma, si prestano molto. Anche qua, ovviamente, con le terre c'è solo l'imbarazzo della scelta, per fare qualcosa. Questi colori, sangue di drago, la terra di Siena che loro hanno, sia la bruciata che anche quella normale, a me ricordano un po' i disegni fatti anche con la matita sanguigna. E anche qua, adesso dipende da quello che uno fa nella vita, però se vogliamo fare uno studio tonale che non sia con il classico grigio o nero, ma vogliamo stare sulle terre, sicuramente possiamo giocare anche con queste tonalità. So we're saying that if you want to do also a very quick tonal study, you have two blacks, or you can use all the earthy tones, so you have really a wide variety of hues and colors. Ci sono delle altre richieste? Se non scrive nessuno, io vi darei anche la buonanotte e vi ringrazio soprattutto per essere stati qua con me 1 ora e 40 quasi a guardare questi colori. Ok, se non avete domande, neanche dal mio pubblico, le mie spettatrici più esigenti, perché di colori ne sanno tutto, ne sanno a pacchi molto più di me. E ancora grazie a tutte, buonanotte. Ovviamente, insomma, domani, come vi ho detto, pubblico le fotografie e ci vediamo alla prossima. Ciao, bacioni a tutti. Grazie, grazie mille davvero. Ciao, ciao Simona, ciao Monia, ciao Corina, ciao Francesca, ciao. Non mi ricordo più chi c'è. Ciao Cristina. Cristina, spero tu ti sia abbia potuto vedere un attimo bene tutto e poi, insomma, se mai ci sentiamo, grazie per aver partecipato. Ciao ragazze, siete straordinarie tutte. Un bacione, buonanotte, fate bei sogni. A domani. Ciao.
Bye, see you soon, and thank you for being here and for having joined me and watched all of my swatches. See you soon, and if you have any questions, please feel free to ask or here or on my Instagram or Facebook account. And see you soon. Bye.